Sono Valeria e sono in cura con la cannabis medica dal 2016. Sono affetta da fibromialgia e da connettivite autoimmune. Oltre a queste due patologie, entrambe croniche, ho sviluppato col tempo anche una farmacoresistenza, anch'essa cronica. E questo significa che tutti quei farmaci considerati convenzionali dalla medicina e dalla scienza su di me non hanno praticamente alcun effetto. Non riuscivo a star bene con nessuna terapia. Poi un medico finalmente decise di prescrivermi la cannabis ed io non smetterò mai di ringraziarlo per questo. Finalmente ricominciai a stare di nuovo meglio, ad avere di nuovo una vita normale, quasi normale, a poter svolgere di nuovo tutte quelle attività quotidiane più scontate, più banali, che prima non riuscivo più a compiere, come anche soltanto fare una rampa di scale. Per cui la cannabis mi ha aiutato tantissimo a sconfiggere e a placare tutti quelli che erano i miei dolori e anche tanti altri disturbi, ad esempio le cefalee croniche e devastanti che erano praticamente all'ordine del giorno. Per cui sono qui per dire stop a tutti questi stupidi pregiudizi che circondano questa terapia, perché ogni persone, ogni malato ha diritto a una cura e a stare meglio. Grazie a tutti.